Se non mi sbaglio, diciamo che le ultime cose che abbiamo detto riguardano lo stimatore od osservatore dello Stato, meglio detto, va bene, lo ripeto, ricostruttore asintotico dello Stato. Va bene, abbiamo detto qual è il problema. Il problema è il seguente. Lo ripeto, dato un qualunque sistema lineare stazionario, poi si può applicare anche a sistemi non lineari, almeno nei dintorni, va bene, di certi punti di funzionamento dove si può linearizzare il sistema, diciamo U, A, B, C. Lasciamo A, B, C, il D tanto non giocherà un ruolo importante, eventualmente lo sistemiamo alla fine. Y, ma non conosciamo lo stato del sistema, quantomeno non possiamo misurarlo. Le grandezze che possiamo misurare sono le grandezze di ingresso e le grandezze di uscita Y. È possibile, va bene, punto interrogativo, costruire opportuno modello, sintetizzare un opportuno sistema, perché è un sistema anche lui, va bene, cui darò in ingresso le misure di U e le misure di Y, mi servono anche quelle, tale che l'uscita di questo sistema sia uno stato stimato, chiamiamolo X cappuccio, va bene, che è una stima, va bene, dello stato effettivo del nostro sistema in esame. Noi vorremmo, va bene, o meglio vorremmo, va bene, poi sarà possibile realizzarlo sotto certe condizioni, che lo stato stimato X differisca dallo stato effettivo X in norma, questa norma tenda a zero al tendere di t all'infinito. Qualunque sia l'ingresso U del sistema e qualunque sia lo stato iniziale del sistema. Per esempio, l'ingresso U può essere sì limitato o addirittura U che tende a zero, ma può anche divergere. Bene, anche se la U diverge, e se la U diverge probabilmente diverge anche, anzi, va bene, anche la X, va bene, noi vorremmo che questa X cappuccio, che sarà l'uscita del sistema che stiamo cercando di costruire, tenda, va bene, alla x effettiva al tendere di t all'infinito. E allora partiamo. Le equazioni di questo sistema, di cui x cappuccio sarà lo stato, di dimensioni uguali allo stato del nostro sistema, saranno, lo faccio per un sistema continuo, ma nulla cambia poi alla fine per un sistema discreto. X cappuccio punto uguale a una matrice dinamica F per X cappuccio più gli ingressi di questo sistema sono U ma anche Y e quindi diciamo chiamiamolo G compedice U, la matrice di ingresso relativa ad U. E chiamiamolo direttamente subito H, altra matrice che è matrice di ingresso, va bene, rispetto agli ingressi Y. Attenzione, questa roba qui la potrei scrivere così. GU accompagnato da H, l'unica matrice che moltiplica il vettore U di funzioni UY. L'ho scritto in maniera spaparanzata, ma è la stessa cosa.
Allora, definiamo errore epsilon, facciamo x cappuccio meno x, potrei definirlo x meno x cappuccio, non cambia niente, non cambia. Noi vorremmo che questo epsilon tenda a zero in norma, ripeto ancora, al tendere di t all'infinito. E allora vediamo di scrivere le equazioni del nostro sistema complessivo, va bene, in termini di epsilon, va bene. Avremo epsilon punto uguale. X cappuccio punto meno x punto, ma x cappuccio punto è F per x cappuccio, facciamo la lunga e pallocolosa, più G con U per U, più H per Y, e questo sarebbe x cappuccio punto, meno x punto, che è AX meno ancora, non più, B per U. Le grandezze incognite, quelle che devo progettare in una qualche maniera, per verificare le condizioni dette prima, le grandezze incognite sono la matrice F, virgola, la matrice di ingresso G con U, virgola, l'altra matrice di ingresso H, le altre sono note, ovviamente. Bene, vediamo a cosa porta questa relazione. Porta epsilon punto uguale F per x cappuccio, ma che è x cappuccio è x più epsilon, più G con U per U, più H per Y, ma Y è C per X, meno AX meno B per U, che posso scrivere in questa maniera, uguale ad F per Epsilon, e questo l'ho considerato, più parentesi F, sto raccogliendo tutte le parti che vengono moltiplicate a destra, va bene, per x, quindi più F per x più HC per x meno A per x. Ci rimane tutto ciò che viene moltiplicato per U, più G con U meno B per U. Questo sarebbe epsilon punto. Riquadriamola. E ora consideriamo, va bene, ciò che noi vogliamo. La dinamica dell'errore epsilon non deve dipendere dall'ingresso U, perché se dipendesse dall'ingresso U, va bene, quando U diverge, diverge anche lo stato di questo sistema, che è epsilon in generale. E siccome noi vogliamo che epsilon tenda a zero qualunque sia U, e vuol dire che U non deve influire, ma l'unico modo per cui U non influisca sulla dinamica di epsilon è che B, G con U, sia uguale a B. E allora il terzo termine di questa espressione sparisce, non c'è. Ma non basta. Non deve dipendere neanche da x, perché se pur non dipendendo da u, se dipendesse da x, allora nel mio sistema originario senza osservatore,
Va bene. Se io do una U divergente, la X diverge, la quale X è in ingresso a questo sistema, va bene, e quindi se l'ingresso diverge, in generale, diverge anche lo stato. E allora, se non deve dipendere neanche da questa espressione da X, va bene, deve essere che A uguale ad F più, scriviamola meglio, scusate, la riscrivo, F uguale ad A meno HC. Queste due condizioni si chiamano condizioni di Leuenberger, Leuenberger, relative al progetto di un osservatore. C'è una terza condizione ovvia, che è la seguente: se queste due sono uguali a zero, la dinamica dell'errore è epsilon punto uguale ad F per epsilon. E affinché si possa ottenere ciò che vogliamo, ovvero sia che epsilon, indipendentemente da tutte le altre cose, tenda a zero al tendere di t all'infinito, dovremmo imporre che la matrice F sia asintoticamente stabile. Cioè tutti i suoi autovalori devono essere a parte reale strettamente negativa. E quindi Eigen della matrice F, la parte reale, deve essere strettamente minore di zero. Professore, una curiosità, se invece F fosse soltanto stabile, Sì. avremmo quindi che lo stato ha un errore costante? Costante, ha un errore che non va a zero, può essere un errore E sinusoidale. questo errore non è calcolabile quantitativamente, quindi a quel punto possiamo eliminarlo comunque. No, va bene. Perché non è calcolabile? Va bene. Perché dipende dallo stato iniziale del sistema, Che noi non conosciamo. che non conosciamo. Allora, il nostro problema a questo punto, la mia G con U l'abbiamo calcolata, sappiamo qual è, va bene. Non conosciamo ancora H. Ma dovremo stabilire H in maniera tale che la matrice A meno H per C, che è F, sia asintoticamente stabile. Il problema quale diventa quindi? Diventa il seguente: trovare una opportuna matrice H, tale che A meno H per C abbia, ad esempio, autovalori assegnati. E ovviamente li assegnerò tutti a parte reale negativa. Siamo d'accordo? Oh, nulla cambia prima di proseguire. Per un sistema discreto, x di k più 1 uguale ad a per x di k più b per u di k. Va bene. Voglio al solito ottenere un sistema discreto tale che in uscita mi dia un x cappuccio di k e tale che l'errore, va bene, tenda a zero per k che tende all'infinito. Meglio sarebbe che l'errore vada a zero in un numero finito di passi, ma per ora limitiamoci, va bene, al fatto che l'errore epsilon di k
Uguale, prima come l'abbiamo chiamato? X meno X cappuccio o X cappuccio meno X? X cappuccio meno X. Tenda a zero al tendere di. Va bene. Ma la dinamica del sistema che dovrà darmi uno stato stimato sarà la seguente: matrice F per X di K più G con U per U di K più H per Y di K. Va bene. E allora, se questo è l'errore, la dinamica dell'errore epsilon di k più 1 sarà uguale ad x cappuccio di k, quindi f per x di k, che è per x f per, qui ci manca un x cappuccio ovviamente, va bene, f per x cappuccio di k, che è x di k più epsilon di k più g con u per u di k più hc x di k, e per ora ho scritto x cappuccio di k più 1 meno a per x di k meno B per U di K. Viene fuori la stessa cosa del sistema a tempo continuo, le condizioni di Leuenberger sono le stesse. Deve essere, va bene, che G con U deve essere uguale a B, in maniera tale da annullare questo meno B per U di K più G con U per U di K. Va bene. Ed inoltre F uguale ad A meno HC. E anche qui quindi si tratterà di trovare H in maniera tale che la matrice A meno HC, in questo caso ovviamente è l'unica diversità rispetto al sistema a tempo continuo, è che abbia tutti autovalori in modulo minore di 1. Rimane però il problema è lo stesso. Va bene. Nota la matrice A, noto C. È possibile trovare una matrice H tale che A meno HC abbia polinomio caratteristico assegnato? Punto interrogativo. È appena il caso di osservare che questo è un problema molto simile, anzi è il problema duale del seguente, che abbiamo già affrontato. Va bene. Data una matrice A, costruiamo dalla matrice A la matrice A men B K, ora chiamiamolo, è possibile trovare una matrice K tale che il polinomio caratteristico di questa matrice sia assegnabile? Se vi ricordate, questo è il problema dell'assegnamento dei poli, va bene, nella reazione dello stato sull'ingresso. E ora avremo invece il problema dell'assegnamento dei poli di uno stimatore. Potrei cavarmela brillantemente, va bene, in questa maniera. Va bene. A meno HC. Sistema con questa matrice dinamica ha un suo duale. Va bene. Il duale è A trasposto meno C trasposto H trasposto, la matrice dinamica del duale, che è una matrice esattamente uguale a questa, dove al posto della matrice A c'è A trasposto, al posto di B c'è C trasposto, al posto di K c'è H trasposto.
E allora potrei affrontare il problema in questa maniera. Va bene. Prendo il problema dell'assegnamento dei poli mediante reazione dello stato su un sistema che ha trasposto come matrice dinamica e C trasposto come matrice d'ingresso, cioè il duale. Abbiamo, quali sono le condizioni perché sia assegnabile i poli? Dove voglio è che la coppia A trasposto C trasposto sia completamente raggiungibile. E trovo con le procedure note a questo punto la matrice H trasposto che fa sì che questa abbia polinomio caratteristico P di lambda assegnato. Ma se la coppia AC, A trasposto C trasposto, è completamente raggiungibile, la coppia AC, che sono i due trasposti, come sarà? Come deve essere? Se l'una è completamente raggiungibile, il duale deve essere completamente, è completamente osservabile. E questo ci porta a concludere una questione decisamente ovvia, va bene, che è possibile assegnare come voglio gli autovalori dello stimatore di un sistema se e solo se la coppia AC è completamente osservabile. Cioè nessun autovalore è interno al sottospazio di non raggiungibilità. Questa è una delle tecniche, va bene, la più banale. Attenzione che in tutti diciamo i pacchetti software, MATLAB in particolare, va bene, se dico c'ho una matrice A e una matrice C, va bene, matrice A dinamica di un sistema, C matrice di uscita, va bene, e chiedo non lo so, di assegnare un H in maniera tale da ottenere un certo osservatore, MATLAB che fa? Fa questo. Prende A trasposto e C trasposto, va bene, controlla che sia completamente, cioè usa gli stessi, le stesse routine, ovviamente, che si usano per l'esame della raggiungibilità e per l'assegnamento dei poli mediante reazione dello stato. D'altronde, operativamente, se qualcuno non fosse convinto, va bene, di questa procedura, anche se è decisamente chiara, va bene, vogliamo far vedere in maniera molto veloce che sono assegnabili i poli di uno stimatore se e solo se il sistema è completamente osservabile. Ecco, sono completamente osservabile. Solo se, condizione necessaria. Per dimostrare la condizione necessaria, prendiamo una coppia AC che non sia completamente osservabile. Facciamo su di essa una decomposizione di Kalman rispetto al sottospazio di non osservabilità. Quindi prendiamo una matrice U uguale U con 1, U con R, dove U con 1, U con R sono una base del sottospazio di non osservabilità, che è lui il sottospazio invariante. Quando si parla di decomposizione di Kalman dobbiamo avere un sottospazio invariante, se no non ha senso. Va bene. Completamento
ad una base di tutto lo spazio, otterremo A tilde uguale U alla meno 1 A per U, che assumerà il seguente aspetto. A 1 1 tilde, A 1 2 tilde, A 0, A 2 2 tilde. Il B verrà quel che verrà, non me ne importa, B1 tilde partizionato secondo le dimensioni con cui ho partizionato la matrice A, il C invece diventa 0 C2 tilde. La matrice A11 assieme ovviamente a 0, va bene, è il sottosistema non osservabile. Quell'altro è il sottosistema osservabile, ovviamente. Ma allora se io faccio A meno HC e lo trasformo per similitudine, questo A meno HC, attraverso la medesima matrice U, otteniamo A11 tilde, A12 tilde, 0, A22 tilde, meno U alla meno 1 HC per U. Siamo d'accordo? Ma C per U è la seguente matrice. E questo lo chiamiamo H tilde. Allora A meno HC è simile a questa matrice meno questa matrice meno H tilde, va bene, e questo H tilde lo possiamo scrivere, partizionare H1 tilde, H2 tilde, che moltiplica C tilde 0 C2 tilde. Che diventa uguale questa matrice per questa più questa, anzi meno, viene ancora A11 tilde, qualunque sia l'H che io scelgo, va bene, perché H1 viene moltiplicato per 0, invece A12 tilde meno H1C2 tilde, qui rimane 0, A22 tilde meno H2 tilde C2 tilde, e si vede che gli autovalori di A11 tilde non cambiano. Morale: qualunque sia la matrice H con cui costruisco un osservatore dello stato, non posso modificare, cioè l'osservatore dello stato conterrà tra i suoi autovalori certamente gli autovalori di A11 tilde, che noi rispetto al sottospazio A invariante, bene, abbiamo chiamato autovalori interni al sottospazio invariante, in questo caso autovalori interni al sottospazio di non osservabilità. Questa è la condizione necessaria, va bene, condizione sufficiente. Vi ricordate come, non ripeto tutta la dimostrazione, ci mancherebbe altro, va bene, ma vi ricordate la linea logica con cui noi abbiamo stabilito, va bene,
che se un sistema è completamente raggiungibile, allora è sempre possibile, qualunque sia il sistema, va bene? È sempre possibile trovare un K, reazione dello Stato, per assegnare i poli dove voglio, poi ci siamo complicati la vita con il teorema di Rosenbrock, eccetera, eccetera, va bene? La linea logica era la seguente: prima abbiamo effettuato la dimostrazione per un sistema con un solo ingresso in quel caso, e qui si farà la dimostrazione con un sistema con una sola uscita. Va bene. Se un sistema con una sola uscita è completamente osservabile, allora posso assegnare gli autovalori dello stimatore dove voglio. Ma se la coppia AC è completamente osservabile con C uguale ad una riga, ho una sola uscita. Allora posso sempre portare il sistema in... Esiste una opportuna matrice che porta il sistema in forma canonica di osservazione, che significa matrice dinamica in forma compagna verticale destra, e il C come sarà? 1, 0, 0, 0, 1. Uno deve fare la trasposta, deve fare. Va bene. E quindi A in forma compagna verticale destra, e il C uguale a 0, 0, 1. Se faccio C per C, questo, va bene, per l'H con cui effettuo la reazione dell'uscita per ottenere lo stimatore, va bene, H0. H1 puntolini H con N meno 1, e faccio la A verticale destra meno questo, che sarebbe la matrice dinamica del sistema in cui uso questa matrice per costruire la matrice dinamica dell'osservatore, e ottengo una matrice di questo tipo. 0, 0, puntolini, H0 meno H0, 1, 0, 0 meno H1, e qui c'è meno A con 0, meno A con 1, puntolini, ancora una forma compagna verticale destra, meno HN meno 1, meno A con N, il cui polinomio caratteristico, quindi a questi coefficienti, le H sono incognite, polinomio caratteristico di una matrice in forma compagna, va bene, anche verticale destra, sempre come coefficienti gli elementi dell'ultima colonna, come la forma compagna orizzontale inferiore, suo polinomio caratteristico, va bene, A per coefficienti gli elementi dell'ultima riga, e visto che la mia incognita sono H1, H2, HN, va bene, posso fissarli in maniera tale da fissare il polinomio caratteristico lambda men lambda 1 puntolini lambda men lambda n, dove lambda 1, lambda 2, lambda n li fisso io ad arbitrio. Va bene. Quel polinomio diventerà ovviamente un polinomio, va bene, con certi coefficienti, e uguaglio, va bene, questi coefficienti a
questi termini, ottenendo H0 uguale, H1 uguale, eccetera, eccetera. Se il, quindi, va bene, questa è una dimostrazione operativa, va bene, avrei potuto semplicemente dire, va bene, A trasposto, C trasposto è una forma compagna orizzontale inferiore, forma compagna orizzontale inferiore, cioè una forma canonica di controllo, va bene, su questo sappiamo che se il sistema è completamente raggiungibile posso assegnare i poli come voglio. E se il sistema è multi-ingresso, cosa dovrò fare? Lemma di Heyman, va bene, lemma di Heyman per quanto riguarda la osservabilità. Se il sistema è completamente osservabile, allora multi-ingresso, multi-uscita, esiste una matrice H, chiamiamola H1, tale che A meno H1 per C assieme a, senza perdita di generalità, posso considerare l'uscita Y1, quella che abbiamo preso in esame, assieme alla sola uscita Y1, è completamente osservabile. Questo è il lemma di Heyman per quanto riguarda l'osservabilità, ovviamente. E allora, va bene, preso un, diciamo un osservatore con questa matrice dinamica, effettuo, va bene, un'ulteriore reazione sullo stimatore via H1, perché ho ottenuto un sistema completamente raggiungibile con un solo ingresso, con una sola uscita Y1, da cui posso applicare le osservazioni precedenti e quindi ottenere un sistema completamente, cioè posso assegnare tutti i poli della matrice A-HC. Li posso assegnare come si vuole o devo soddisfare, va bene, a certe condizioni. Va bene. Bah, ragioniamo in questa maniera, prendiamo il duale A trasposto, C trasposto. Il problema dell'assegnamento dei poli dell'osservatore nella coppia C è il problema, coincide esattamente con il problema della reazione dello stato, va bene, nella coppia A trasposto C trasposto, va bene. Quindi noi potremmo assegnare sì il polinomio caratteristico come si vuole, va bene, ma soddisfacendo alle condizioni dovute al teorema di Rosenbrock. E quindi l'indice di ciclicità della matrice A trasposto, ma che è anche l'indice di ciclicità della matrice A, non può essere superiore al numero di colonne di C trasposto, ma che sono il numero di righe di C. E dopo aver determinato quelli che chiameremo indici di Kronecker per la osservabilità, e come determino? Va bene. Costruiamo C con 1, C con 2, C con M. A per C con 1 me lo porto dietro, va bene, se è linearmente indipendente da tutti gli altri, da C con 1, C con 2, C con M. A per C con 2, analogo, puntolini. Poi A quadro per C con 1, puntolini. Quindi metto insieme
tutti questi vettori, va bene, che per la tecnica di costruzione alla fine, vista la completa osservabilità del sistema, per ipotesi, va bene, sono n, questi vettori linearmente indipendenti, le lunghezze delle righe ora, va bene, sono i coefficienti, sono gli indici di Kronecker per l'osservabilità. E allora potremmo dire, va bene, che posso assegnare i poli, va bene, mediante un'opportuna scelta di H con i seguenti vincoli. Il primo l'abbiamo detto. Scusi, il primo vincolo, l'indice di ciclicità è di A trasposto o A trasposto meno H? No, no, l'indice di ciclicità di A. No. No, sempre A. Il polinomio, dunque, polinomio minimo della matrice A trasposto, ma che coincide col polinomio minimo della matrice A, che è il primo polinomio invariante, va bene, deve avere un grado maggiore o uguale a K1 e così via, grado di psi1 per psi2 o grado di psi1 più grado di psi2, che è la stessa cosa, deve essere maggiore o uguale a K1 più K2 e così via. Le chiedo scusa, non ho sentito. Lei sta parlando del lemma di Heyman. Praticamente ci permette di vedere il sistema MIMO come inciso nel caso. Sì, esatto. Quindi noi possiamo praticamente lavorare sul sistema MIMO come se fosse inciso attraverso opportune. Difatti. Si fa raramente una cosa di questo tipo, perché al solito valgono le stesse identiche considerazioni che abbiamo fatto pari pari per quando abbiamo parlato di reazione dell'ingresso, reazione dello stato sull'ingresso. Se io, pur essendo il sistema con molte uscite, va bene, per costruire l'osservatore uso il lemma di Heyman, va bene, vorrà dire che alla fine l'osservatore, va bene, avrà una matrice dinamica che sarà certamente come? Ciclica, non c'è dubbio, va bene? Perché nella prima mossa, chiamiamolo, prima reazione dello stato sull'osservatore, va bene, H per C, eccetera eccetera, va bene, nella prima mossa, ottenendo un sistema, va bene, A meno HC, va bene, che è completamente osservabile con una sola uscita, condizione necessaria che A meno HC sia ciclica, siamo d'accordo? E ora cosa effettuo? Un'ulteriore reazione usando solo quell'ingresso, va bene? E quindi da una matrice ciclica riottengo ancora una matrice ciclica, va bene? Non posso usare il lemma di Heyman, le condizioni più generali, gli obblighi più generali sono quelli descritti, va bene, dal teorema di Rosenbrock, in particolare l'indice di ciclicità, va bene, del sistema non può essere superiore al numero di righe di C. Ma se no sarebbe completa osservabilità. Come? Se no non avremmo la completa osservabilità. Già, basta questo, sono d'accordo con lei. Insomma. Il che significa che per ogni autovalore, va bene,
i suoi blocchi di Jordan associati a quell'autovalore, va bene? Sì, possono essere più di uno, va bene? Ma non più del numero di colonne di C. Dipendenti. Com'è? Dipendenti. I blocchi di Jordan. No, dico le colonne di C. Ah beh, yeah, no, le colonne di C, le righe di C. Le righe di C, ovviamente linearmente indipendenti. Se no, se ho le righe di C, come nel problema della reazione dello stato, se ho delle colonne di B, va bene, che sono linearmente dipendenti, le posso cancellare, quelle non sono un ingresso nella sostanza che modifica la perché, va bene, e perché le posso riportare sugli altri ingressi, va bene, così analogamente qui si parlerà di lineare indipendenza. Delle righe della matrice C. Osservazione. Prima osservazione. Ammesso di avere un sistema tempo continuo. Ah no, ancora un'altra cosa, scusate, me la sono scordata prima di fare questa osservazione. Osservazione importante invece, che viene prima. Va bene. Le equazioni dello stimatore, va bene, sono le seguenti. X cappuccio punto uguale ad F per X cappuccio più GU per U, va bene, ma GU uguale a B per U, più HC per X. Siamo d'accordo? Ma... F, va bene, è uguale ad A meno HC, va bene? E quindi viene X cappuccio punto uguale ad A uguale X cappuccio meno HC X cappuccio più B per U più HC per X, il che significa che X cappuccio punto, possiamo scrivere così, è uguale ad AX cappuccio più B per U più, scriviamolo così, H per CX, che non è altro che Y, ritorno a Y, meno CX cappuccio. Va bene? Ma se chiamo CX cappuccio uscita stimata, e la indico così, queste sono le equazioni dello stimatore. Il che significa che posso, per fare un disegnino di questo tipo, va bene, U poi per il sistema originario B uscita Y. Lo stimatore, prendo U, lo moltiplico ancora per B, stesso B. Dopodiché, va bene, se lo scrivo in termini di X cappuccio,
Questo è un sistema che ha per matrice dinamica A, per ingresso U per B, e poi c'ho un ulteriore ingresso che è H Y meno Y cappuccio. E allora da questo stimatore, va bene, posso calcolare Y cappuccio come C, e quindi devo conoscere anche C e devo conoscere B, va bene, per X cappuccio, che devo fare ora la differenza. Moltiplicare questa differenza per la nostra matrice, che è il progetto dello stimatore, H non K, e vo a sommarla a B per U. Rifacciamolo. Anzi, A, B, C, forse è meglio disegnarlo così. Uscita Y, lo stimatore misura, c'ha per ingresso U, deve essere costruito come un modello, va bene, del nostro sistema ABC, quindi non lo so, una schedina verde che ha la stessa dinamica del nostro sistema da stimare. Questo mi dà in uscita, oltre che a X cappuccio, che sarà quello che mi serve, ovviamente quello che io voglio misurare, mi dà Y cappuccio. L'uscita qui, va bene, la ovviamente la misuro e fo la differenza, H, non lo vado a sommare a U, ci mancherebbe altro, va bene, lo devo sommare a B per U, va bene, quindi io farò un disegnino così, sapendo che qui dentro questa U va moltiplicata per B e ci va sommato H per questo errore nell'uscita, non in X. Morale: per poter costruire uno stimatore ho bisogno di un modello del sistema. Se non c'ho, ma era abbastanza ovvio, va bene, se non c'ho un modello del sistema non riuscirò a costruire nessuno stimatore dello stato. Seconda osservazione. La coppia AC sia, va bene, completamente osservabile. Posso costruire uno stimatore, quindi non rifaccio il disegnino. La condizione che noi abbiamo imposto è che gli autovalori della matrice F A meno HC siano, parliamo di sistemi tempo continui, va bene, per ora, tutti a parte reale strettamente negativa. Ma se questa condizione è verificata, dalla definizione di stimatore, va bene, noi concludiamo che possiamo costruire uno stimatore. Ma questi autovalori come li sceglieremo? Supponiamo che la matrice del sistema dinamico di cui voglio valutare lo stato abbia lei autovalori 1, 2 ed una 3. Questi sono gli autovalori di A. Dove porremo gli autovalori di F? Questo è un problema più da ingegnere che non da matematico. Banalissimo, va bene,
Dove li metteremo? Più a sinistra possibile rispetto. Più a sinistra, giustamente, più a sinistra possibile rispetto a questi autovalori. Va bene, perché se io ne disegno cerchiolino, anche se col cerchiolino si intendono normalmente degli zeri, qui con cerchiolino intendo gli autovalori che io voglio fissare per lo stimatore. Se io ci avessi un autovalore qui, la dinamica dello stimatore, poi gli altri due sì, vabbè, da qualche altra parte, uno qui e uno qui, ma mi basta questo per decidere che la dinamica dello stimatore è alla fine più lenta della dinamica del sistema. Allora è vero che teoricamente, va bene, l'errore va a zero per tendere di t al tendere di t all'infinito. Ma l'errore va a zero in tempi più lenti di quanto non cambi lo stato del sistema. E quindi avrò sì uno stimatore, va bene, ma uno stimatore che non stima niente. Bisognerebbe dire, se l'ingresso fosse costante, cioè non, già conoscendo l'ingresso, allora questo diventa uno stimatore asintotico, ma se l'ingresso comincia a cambiare, va bene, e anche lo stato cambia nel tempo, va bene, questo è uno stimatore che ben difficilmente riesce a stimare il sistema in tempo utile. E quindi i poli dello stimatore devono essere a sinistra dei poli del sistema. Quanto? Il discorso non mi dice quanto, il discorso fatto ora. Il discorso fatto ora mi dice che più in là li metto, meglio è. Ma se volessimo usare un'altra espressione, più a sinistra li metto, diremo che la banda passante dello stimatore, la quale banda passante dello stimatore è determinata dai suoi poli, anzi possiamo dire che approssimativamente la banda passante è stabilita dal polo dominante, va bene? E quindi la banda passante dello stimatore, quando li scelgo in questa maniera, va bene, è più grande, abbastanza più grande della banda passante del sistema. E più in là li metto, va bene, più a sinistra li metto questi poli dello stimatore, va bene, più lo stimatore sarà rapido, ovviamente, quindi più mi darà una valutazione dello stato in tempi più brevi. Ma allora questi poli li sistemo dove voglio, va bene, a Viareggio, non lo so, va bene. Ovviamente no, ovviamente. È chiaro che c'è sempre un rovescio della medaglia. Quale sarà il rovescio della medaglia? Come? Una certa energia comunque. Questo no, questo no, l'energia qui non c'entra niente, perché? Qui proprio l'energia non c'entra assolutamente niente. Cioè, ma servirebbe l'energia vita per averci la possibilità di stimare. No, attenzione, il problema è diverso. Lei sta, se non mi sbaglio, facendo una considerazione analoga a quella che abbiamo fatto per la reazione dello stato sull'ingresso, va bene? Attenzione, la reazione dello stato sull'ingresso, va bene, poi influisce sul sistema, va bene, ma influisce sul sistema attraverso degli attuatori. Allora, più veloce fa la reazione dello stato, più grandi sono quei K, più grandi dovranno essere gli attuatori, non c'è dubbio. E quindi lì il problema è sempre una questione di costo. Qui il problema non è una questione di costo, perché lo stimatore cosa sarà? Una schedina verde, va bene, e le schedine verdi di questi tempi non costano niente, quantomeno rispetto al resto, va bene. Allora, quale sarà il limite alla fine? Vabbè,
Come? Prendo il rumore di tempo di calcolo. È il limite fisiologico, chiamiamolo così, o limite fisico, va bene? È che anche i componenti, va bene, hanno certi tempi propri di risposta, va bene? Se ad esempio, come si usa, va bene, si fa uno stimatore attraverso un sistema discreto, anche se il sistema è tempo continuo, va bene? E beh, un qualunque calcolatore, microprocessore ha dei tempi di calcolo, non c'è dubbio, e quello è un limite fisico. Ma c'è un altro problema ancora, perché se avete soltanto il limite fisico, va bene, del tempo di calcolo, si può andare un po' dove si vuole, va bene, non proprio, ma insomma. Ma c'è forse un altro limite che è preponderante. Il fatto che prendo i rumori... Più ampia è la banda passante, questa è una questione di carattere generalissimo, più ampia è la banda passante di un sistema, va bene, più questo raccatta tutto quello che c'è in giro. Va bene, si dice così, dico io così. Quindi raccatta tutti i rumori di questa terra. E allora quando i rumori diventano abbastanza consistenti, allora è una misura che non mi sta più bene. Dovrei affrontare il problema da un punto di vista probabilistico, ovviamente fare l'ipotesi che ci siano dei rumori sia in U che in Y, in ingresso e in uscita, e poi ci saranno anche dei disturbi che non consideriamo, va bene, e vedere le loro proprietà stocastiche e come si riflettono, va bene, in un sistema lineare, va bene, cosa che ovviamente qui non facciamo. E se il sistema non è completamente osservabile? Cioè, due cose. Da un punto di vista teorico, va bene, nella definizione di osservatore che abbiamo dato, se il sistema non è completamente osservabile, posso ancora costruire uno stimatore? L'obiettivo è che epsilon tenda a zero per t che tende all'infinito. Posso ancora costruirlo lo stimatore o no? Solo il vincolo del polo per la parte osservabile. Com'è? Solo per la parte osservabile. Sai che gli autovalori esterni non siano nulli. Che gli autovalori esterni a cosa? Allo sottospazio di non osservabilità. Va quasi bene quel che lei ha detto, però ha sbagliato una parola. Non ricostruibilità. No. Purché gli autovalori interni al sottospazio di non osservabilità, quelli che non posso modificare, va bene, siano già per loro natura asintoticamente stabili. Allora riesco a costruire uno stimatore, almeno per un sistema a tempo continuo. Come sarà questo stimatore? Sarà un buon stimatore? Quindi da un punto di vista pratico. Va bene. Sicuramente no. Perché se non posso cambiare i poli del sistema, lo stimatore ha una dinamica, va bene, che è simile nei tempi. Va bene, a quella del sistema. Quindi sì, teoricamente lo posso costruire, ma un osservatore che da un punto di vista ingegneristico funziona malissimo. Questo certamente per un sistema a tempo continuo. Per un sistema a tempo continuo è possibile mandare a zero l'errore in un intervallo finito? Per un sistema a tempo continuo no. Per un sistema a tempo continuo non è possibile mandare a zero l'errore in un intervallo di tempo finito. Per un sistema discreto è possibile far sì che l'errore epsilon, va bene, vada a zero e si mantenga a zero, va bene, in un numero finito di passi. Sì o no?
Vediamo la dinamica dell'errore. Epsilon di K più 1 uguale ad F per epsilon di K. Va bene. Allora, se ci sono degli autovalori di F pur in modulo minore di 1, per la asintotica stabilità, se no questo errore se ne va, ovviamente, come ho detto prima. Ma se ci sono degli autovalori di F non nulli, F alla K, qualunque sia K, non sarà mai la matrice nulla. Affinché l'errore vada a zero, deve essere che esiste una potenza, chiamiamola P, di F, tale che F alla P sia la matrice tutta nulla. Siamo d'accordo? E allora soltanto epsilon di K più 1 uguale F 0 per va a 0 tutto. Va. E quindi, condizione necessaria e sufficiente affinché si possa costruire per un sistema discreto. Va bene. Un osservatore, o stimatore che dir si voglia, per cui l'errore va da zero in numero finito di passi, condizione necessaria e sufficiente, è che, qualcuno sa finire il discorso? Ricordando anche quello detto, è che gli autovalori di F siano tutti nulli, F è nilpotente. Il che significa a questo punto che sistema, la coppia AC del sistema originario cosa deve avere? Che gli eventuali autovalori interni al sottospazio di non osservabilità siano già nulli. Questa è la condizione necessaria e sufficiente. Perché gli altri li posso modificare come voglio, e quindi metterli in zero. Andrò a zero, qual è il numero minimo di passi in cui l'errore potrà andare a zero? Il grado del polinomio minimo. Pari al grado del polinomio minimo, e questo tutto il più è uguale a... No, non proprio l'indice di ciclicità della matrice. Come? È al più grande indice di Kronecker. Non è anche uguale all'indice di ciclicità della matrice. No. Poi ne discutiamo. Pensi a come si costruisce l'indice di Kronecker. Gli indici di Kronecker. Prenda un sistema di ordine 27, va bene, dico 27, con due uscite. Allora l'indice di ciclicità è necessariamente 2, va bene. E forse che il massimo indice di Kronecker è 2? Un osservatore in cui l'errore va a zero in un numero finito di passi, come si chiamerà? Osservatore? Dead bit. Ecco.
sulla osservabilità e sull'osservatore non avrei nient'altro da dire, devo dire qualcos'altro per... attenzione, quando vi si presenta un problema c'è qualcuno che lavora meglio con la raggiungibilità e qualcuno che lavora meglio con la osservabilità. Normalmente si lavora meglio con la raggiungibilità, va bene. E con il problema della reazione dello Stato sull'ingresso. Va bene. E attenzione quindi che quando avrete un problema di osservabilità, va bene, o di costruzione, va bene, di un osservatore, ostimatore, asintotico e così via, va bene? Pensate eventualmente sempre al problema della raggiungibilità, al problema connesso, il duale della raggiungibilità, va bene, e al problema della reazione dello Stato, va bene, sull'ingresso. Qualunque sia la soluzione che trovate, parlando di raggiungibilità, esiste esattamente la duale parlando di osservabilità e di costruzione di un osservatore. Ora c'ho uno stato X stimato, poi faremo il disegnino, però da un punto di vista di principio noi costruiamo uno stimatore che ho e che mi dà uno stato X stimato. Che ci faccio con questo stato X stimato? Ci posso fare due cose. La prima è monitorarlo, va bene? Prendo lo stato X, è una misura, va bene? Lo porto in sala controllo, va bene? E me lo faccio riprodurre su dei televisori, eccetera, eccetera, per vedere cosa fa lo stato X, almeno approssimativamente, del sistema. E quindi il problema di monitoraggio, va bene? Questa è una delle applicazioni banali, va bene, di uno stimatore. Ma ci posso fare qualcos'altro? Non uso come ingresso una reazione. Usare lo stato stimato per costruire un controllore. Non posso reazionare lo stato effettivo, va bene, per risolvere il problema di sistemare la dinamica del sistema. Perché non l'ho misurato? Non lo posso misurare, ma allora posso provare a vedere quel che succede prendendo lo stato stimato correttamente da uno stimatore e reazionare quello. Allora, vediamo un po'. C'ho il seguente sistema, quindi. Il modello qui è sempre dato da A, B, C, solo che c'ha quindi Y cappuccio, Y più o meno H e lo vado a sommare a B per U. Va bene. Questo è il sistema così ottenuto. Va bene. Di che ordine è? Di che ordine sarà? N? No. Tutto sistema, tutto il sistema sarà, avrà il doppio, 2N è l'ordine del sistema, va bene. N date, dato dallo stato, va bene, del sistema effettivo ed N del... sistema che costituisce lo stimatore. E quindi gli autovalori quanti sono di questo sistema? 2n. Siamo d'accordo? Ma qui i 2n sono abbastanza banali, va bene. N sono questi ed n sono questi. Attenzione che questi n qui non cambiano sicuramente, va bene,
perché la dinamica del sistema è fissata soltanto da uno, va bene. Possono cambiare, va bene, gli autovalori, giustamente, dello stimatore, anzi abbiamo visto, gli autovalori dello stimatore, va bene, sono dati da F uguale a meno HC. E ora facciamo una bella cosina. Facciamo la cosa più complicata. Prendiamo lo stato X, cappuccio, stimato, che è diverso da X. Va bene? E lo reazioniamo sull'ingresso. U è questo. No, U è quello, ma va bene. Lo reazioniamo sull'ingresso attraverso una matrice, chiamiamola K, come l'abbiamo chiamata prima. Ottenendo un nuovo sistema sempre di ordine n. Vogliamo scrivere le equazioni di questo sistema e vedere quel che succede? Stato di questo sistema. Qual è lo stato? Cosa posso prendere come stato di questo sistema? Stato è lungo 2n. Va bene. E nulla mi vieta di prendere un vettore lungo 2n dato dallo stato x e poi dallo stato stimato, x cappuccio. Il tutto dovrà essere uguale a opportuna matrice, che dovrei scrivere, ma ora scriverò qualcos'altro, che moltiplica ancora il vettore x, x cappuccio, più un B, va bene, ma che questo sì sarà composto da dal B, va bene, effettivo del nostro sistema, e qui 0, va bene, per U. Perché la seconda parte è 0? Va bene, no, B1, B2. Termine sarebbe x punto xs, x sì, x punto uguale ad a per x più b per u. Invece di scriverlo in questa maniera, va bene, lo scriviamo cambiando lo stato attraverso una trasformazione, va bene, cambiamento di base dello spazio di stato. Prendiamo la seguente matrice u uguale 2n per 2n e la partizioniamo in questa maniera. I come l'abbiamo chiamato l'errore, me lo scordo sempre, x meno x cappuccio o x cappuccio meno x, com'è? X cappuccio meno x. Prendiamo questa matrice come trasformazione di base sul vettore x, x cappuccio, ottenendo, va bene, ho innanzitutto questa matrice certamente non singolare, va bene, perché c'è a diagonale a blocchi con matrice identica, e se noi la moltiplichiamo per x, x cappuccio, per il vettore x, x cappuccio, otteniamo prima parte del vettore risultante, ancora x, seconda parte del vettore risultante è x cappuccio meno x, è così che abbiamo chiamato epsilon, epsilon. Allora, scrivere le equazioni in termini di x del vettore x epsilon, x x cappuccio, o scriverla in termini di x epsilon, non è altro che un cambiamento di base. E allora scriviamo le equazioni in termini di vettore di stato x epsilon,
otterremo le seguenti equazioni. X punto uguale, riguardare il disegnino. Questo x lo riporto qui, moltiplicato k. Allora dicevo, x punto uguale. Va, forza. A per x più B per U, dove U uguale, sto facendo una reazione dello stato stimato X cappuccio, uguale ad R meno K per X cappuccio più K per X cappuccio, questo è rilevante. E quindi x punto uguale ad A men B K, ma x cappuccio è x più epsilon, e se la solita definizione di epsilon, ridatemela, x cappuccio meno x, allora x cappuccio meno x, quindi x, va bene, x cappuccio che dovrei mettere qui è epsilon più x, uguale, quindi lo posso scrivere così, a men b k per x più ancora a men bk per epsilon più b per u. E ho scritto le equazioni che coinvolgono la x, il cappuccio uguale. Le altre derivate devo scriverle così, epsilon uguale ad f epsilon, che è a meno hc per epsilon. Siamo d'accordo che queste sono le equazioni del sistema. Questo in termini di variabili di stato x ed epsilon. Cosa ho fatto? Riscriviamole, purtroppo non riesco a farvi, guardatelo voi il disegnino, ho visto prima. X punto uguale a x più b per u, dove u è uguale ad r meno kx cappuccio, questa è la reazione di x cappuccio sull'ingresso, che diventa x punto uguale a men b k x più epsilon e poi più b per u, e che viene sistemato in questi termini. E queste sono le equazioni dinamiche del solo stato, va bene, x in quel sistema. Devo scrivere anche le derivate di epsilon, perché devo scrivere le derivate di tutto lo stato, ma le derivate di epsilon, epsilon punto, è per costruzione, per come l'abbiamo progettato, uguale ad f per epsilon ed f uguale ad a meno hc. Scusa, credo che sia uno, forse due. Cioè? Allora, il primo intanto dovrebbe essere la r in fondo all'equazione della x punto, dovrebbe essere più br. Più b per r, sì, ha ragione. Sì, quindi anche sotto. Sì, anche qui sì, diamine nell'ingresso R. Non vorrei sbagliarmi io, insomma. No, mi dica. A men bk epsilon. Sì. Sei sicuri che non è invece men bk epsilon e basta?
Ma quella lì anche non tu vedo se giusto. Cioè non c'è un termine per epsilon. Scusate. Allora, x punto uguale a questo, sì o no? U uguale ad R meno K x punto, sì, x cappuccio, sì o no? Sì. E x cappuccio uguale a epsilon più x. Epsilon più x. Allora, qui cosa ci dovrebbe essere? X cappuccio, sì o no? Perché è passato da x a x cappuccio. Sì, aspetta, sì, sì, sì. Allora, ax, accidenti a, dopodiché, visto... Allora diventa A men BK per X, e questo va bene, va bene, men BK per Epsilon, giusto, sì. Anche se poi è irrilevante, lo vediamo. Quindi epsilon, però epsilon punto uguale A meno HC per Epsilon, va bene. Lo riprendiamo domani, però... questo si può scrivere in questa maniera. X punto uguale, il legame con X è A men BK. Il legame con Epsilon è men BK. Prime equazioni. Il legame con R è B. Epsilon punto. Il legame con X è 0. Il legame con Epsilon è A meno HC. Il legame con R è 0. Autovalori della matrice del sistema sono, e questa è una cosa di cui... ci si deve meravigliare in una qualche maniera, va bene, ma è così. Gli autovalori del sistema sono A, quelli di A men BK, che sono gli autovalori del sistema come se reazionassi lo stato effettivo e non lo stato stimato. Se io facessi una reazione dello stato effettivo, otterrei come matrice dinamica A men BK. E gli autovalori A meno HC, che sono gli autovalori dello stimatore, sempre come se non ci fosse la reazione dello stato stimato. Questa si chiama proprietà di separazione degli autovalori. Questa matrice è, si chiama anche matrice del controllore, perché controllore di un sistema lineare si intende normalmente sia la costruzione dello stimatore, quindi dello stato stimato, sia la reazione dello stato stimato sull'ingresso. Comunque va bene. Chiudiamo qui, però questi ultimi discorsi li riprendiamo domani mattina. Li riprenderò, voi riporterete anche ciò che avete scritto, li riprenderò abbastanza velocemente, ma spero in maniera più chiara, va bene, dal momento della descrizione del sistema complessivo, che è un sistema, va bene, di ampiezza 2n, e quindi riscrivere le equazioni in termini di stato e di errore.
Comunque questa lezione rimane agli atti.